Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e dopo un po' di tempo torno sul canale e finalmente. E insomma, il motivo della mia assenza magari ve lo spiego domani, in un video che uscirà domani, quindi non c'entrerà nulla con quello di oggi, però insomma, volevo partire con questo ritorno sul canale parlandovi di un po' di libri che io non ho ancora letto, ma che mi ispirano tantissimo e che spero di riuscire a leggere nei prossimi mesi. Se non nell'immediato. Questa non è né un book haul né una TBR, perché le TBR portano sfiga, i book haul io non li sopporto e non li capisco, quindi cercherò di spiegarvi perché mi ispirano questi titoli e perché li voglio leggere, insomma, credo sia forse più interessante, magari qualcuno di questi titoli voi l'avete letto e sapete dirmi qualcosina in più che potrebbe sicuramente ispirarmi. Ma bando alle ciance, direi che è il caso di partire. Il primo libro che davvero non vedo l'ora di leggere è City of Brass di S.A. Chakraborty. Spero si pronunci così, tra l'altro. Allora, cosa racconta City of Brass e perché mi ispira? City of Brass racconta la storia di Nari. Ci troviamo al Cairo e Nari, per guadagnare, sbarcare il lunario, quindi per guadagnarsi da vivere, vive un po' di espedienti e fa delle letture di carte, gioca con finte magie e pozioni, regala delle premonizioni al prossimo, fa letture della mano, insomma, è un po' una cialtrona della magia, potremmo dire, ed è così che si guadagna da vivere, però. E ci troviamo nel grande mercato della città del Cairo. Insomma, non so se siete mai stati in un mercato medio orientale, ma potete immaginare quanta vita c'è, il caos, i movimenti, le persone che ci sono, insomma, da come si presenta deve essere un'ambientazione molto vivida. La storia di Nari continua perché un giorno, per sbaglio, e senza rendersene nemmeno conto, cercando di fare un trucco di magia che ovviamente doveva essere un sortilegio di quelli che andavano ovviamente come tutti gli altri, quindi non a buon fine, invoca un djinn. Un djinn è uno spirito magico, tendenzialmente maligno secondo la tradizione araba, che fa parte anche in tante culture anche degli spiriti del deserto. In questo caso lei richiama un djinn, un soldato, quindi un guerriero, uno spirito guerriero. E innanzitutto questo soldato le fa capire che no, la magia non è solo un qualcosa che lei finge di fare giusto per accaparrare e spillare soldi ai clienti, e questa è la prima grande rivelazione. La seconda che gli fa il guerriero è questa storia che le racconta, dove le descrive da Daevabad, che viene rinominata la città di Ottone, ovvero The City of Brass, e che sta in fondo al deserto, che è una città pericolosissima, ci sono mille intrighi, mille cose, che però potrebbe spiegarle cosa sta succedendo, perché la magia non è così farlocca come lei pensava. E infatti Nari si ritroverà a volerla vedere a tutti i costi e voler andarci a tutti i costi, anche se si deve rendere conto che dovrà scoprire, dovrà ovviamente sperimentare il lato brutale e crudele della magia. Questa è più o meno la trama, che racconta poco e niente, ma insomma, secondo me racconta anche tanto rispetto a tante trame, però è un libro, come vedete, bello, corposo, quindi insomma non si risolverà, credo, nel giro di un paio di pagine. Mi ispira tantissimo per due motivi molto differenti da un lato, però che secondo me sono anche collegati. So che non ha senso questa frase. Il primo è che ovviamente ci troviamo in Egitto e questo a livello personale è una cosa che fa parte, insomma, tra i miei milioni di interessi. Io ho un super interesse per la cultura araba. Io, diciamo, sono sempre stata super affascinata dall'Egitto, credo come un po' tutti i bambini, e sono stata così fortunata a riuscire a visitare questo paese che è bellissimo, è un paese meraviglioso, davvero, e almeno prima della rivoluzione sicuramente era un paese dove io credo che proprio l'accoglienza fosse uno dei pilastri della società, e l'essere super disponibili, spiegarti, insomma, io sono rimasta sempre molto affascinata, e non solo dalla parte, diciamo, tradizionale dell'Egitto, quindi dalla cultura egizia, ma proprio anche da quello che è la società moderna, perché secondo me
è veramente affascinante, non ci posso fare niente, non saprei neanche come descrivere. Per me è proprio un richiamo, perché è tutto bellissimo, non so come dire. Nonostante le grandi contraddizioni e forse anche la grande povertà per ciò. E quindi insomma, partiamo dal tema Egitto, Cairo. Ci troviamo in un setting che sicuramente non è tanto usuale per un fantasy. Mi ricorda anche un po', insomma, si tratta di Jin, quindi Rebel of the Sands, però questo con un setting molto diverso e con una storia molto diversa. E insomma, questo è il primo motivo. Il secondo è che questo è un libro che viene amato alla follia online o odiato alla morte, perché viene giudicato un libro che procede un po' lentamente. Io, se c'è una cosa che ho imparato nella vita, è che i libri lenti sono un po' la mia, il mio cup of tea, non so come dire. Io nei libri che hanno un andamento molto molto veloce e una scorrevolezza quasi troppo immediata, mi rendo conto che noto sempre più errori rispetto ai libri lenti e che spesso l'autrice commette delle inesattezze oppure si perde perché non ha il tempo di costruire il world building. Poi non è che sia sempre vero, Six of Crows ci ha insegnato che puoi fare il libro perfetto andando anche abbastanza velocemente, però questo mi incuriosisce forse per questo dibattito tra chi l'ha amato alla follia e quelli che l'hanno amato davvero, ne sono diventati ossessionati, e quelli che invece l'hanno detestato soprattutto per il ritmo, che secondo me è un po' anche ingiusto come cosa da fare. Però insomma, al di là di tutte queste mie considerazioni, non vedo l'ora davvero di leggere City of Brass e spero di aver incuriosito anche voi. Insomma, magari ci sentiamo nei commenti se lo avete letto. Io temerariamente volevo fare un video con i capelli sciolti, ma è troppo caldo per vivere la pianura padana. Ok, passiamo invece al secondo titolo che non vedo davvero l'ora di leggere. E vi parlo di un libro molto diverso, che non è un fantasy in questo caso, e si tratta de La casa sul Bosforo di Pinar Selek, che mi è stato gentilmente inviato da Fandango Libri e che io spero di leggere proprio nelle prossime settimane, perché dopo ve lo spiego. Innanzitutto, di cosa parla La casa sul Bosforo? Noi seguiamo due coppie per circa 20 anni e ci troviamo a Istanbul. Queste due coppie sono formate da personaggi ovviamente poco ordinari, perché infatti una delle due coppie è formata dalla studentessa rivoluzionaria Elif e dal musicista Hassan. E invece l'altra coppia che noi seguiamo all'interno del libro sono Sema e Salih. Lei non sa cosa vuole fare della vita, lui fa l'apprendista falegname. Nell'arco di 20 anni noi seguiamo sia la loro storia familiare, che ovviamente ha a che fare con quello che è la loro realtà, il loro quotidiano, ma anche proprio la loro vita all'interno del quartiere e come cambi la società, ci siano macro e micro cambiamenti politici, economici e sociali all'interno della società turca, un po' come in una fiaba, però raccontata in un ambiente molto reale, e diciamo che mi parla tantissimo dell'evoluzione della Turchia e quindi anche di attualità turca, di ciò che succede nella storia turca del Novecento, quindi ci sono tante contraddizioni, tante cose che sembrano impossibili e difficili. Insomma, bando alle ciance, la trama non vi racconterà mai quello che c'è dentro il libro, io non vedo l'ora di leggerlo, perché allora io, in questo caso io devo dire, ho una fissazione per Istanbul. Nella mia vita ho la fortuna di esserci stata per ben due volte e di aver trascorso diverso tempo a Istanbul, e non so come dire se non che è la città più bella del mondo. E lo dico proprio, guarda, non curante di tutto ciò che le persone possono pensare e dire, perché visitare Istanbul è qualcosa di assurdo, è un'esperienza assurda. Allora, devo dire che io l'ultima volta ci sono stata 12 anni fa, quindi stiamo parlando di un sacco di tempo fa, e che probabilmente ora non ritroverei la stessa situazione, soprattutto vista l'evoluzione del governo Erdogan, governo, possiamo dire, del totalitarismo che si sta instaurando in Turchia. Ma al di là di quello, io trovo che Istanbul sia una città unica e che se vi capita nella vita andate a visitarla, perché è la città più bella, più complessa, più stratificata, più eterogenea, più diversa da quello che sono gli stereotipi che potete pensare. Perché è una città dove innanzitutto, forse l'unica capitale al mondo che
poggia su due continenti, perché una parte di Istanbul è in Asia e una parte di Istanbul è in Europa. Anche se la parte forse più europea è proprio nella parte asiatica. Istanbul al suo interno, nonostante forse noi pensiamo alla Turchia come un paese che si sta radicalizzando parecchio, in realtà è una città che è super eterogenea, quindi si trovano tantissimi credi, tantissime interpretazioni, tantissime realtà, vite e condizioni sociali diverse, quindi non vedrete mai un'unica cosa, come magari può succedere in tanti altri paesi arabi, ma la Turchia è qualcosa a parte, ha tantissime influenze, è colorata e vivida, si mangia da Dio, ma veramente da Dio, e è... vabbè. Avete capito che dovete andare a Istanbul una volta nella vostra vita. Se non ci siete stati, vi state perdendo qualcosa. Se non ci volete tornare, c'è qualcosa che non è andato storto, se no non si spiega. Se invece state programmando, fatelo. Adesso forse non è il momento migliore in generale per la Turchia, però comunque non è questo il stile. Quindi, insomma, quando Fandango mi ha proposto questo libro io ero davvero molto curiosa, perché mi interessa anche come tramite la storia e gli occhi di due persone che vivono un intero quartiere si narri anche un qualcosa di più grande, quindi un'evoluzione, una rivoluzione sociale, e anche come si venga a contatto con le contraddizioni della storia turca e quello che succede attorno. Insomma, io davvero spero di leggerlo veramente nelle prossime settimane, il prima possibile. Il prossimo libro forse non vi sorprenderà vedendo l'autore. Se avete un po' seguito i miei video sapete che J. Kristoff è un patatone. Ok, gli vogliamo un sacco bene. Vi lascio anche giù il link al blog dove io e la mia amica Clarissa andiamo pazzamente ad incontrarlo, a stalkerarlo a Venezia. Ed è davvero un autore dolcissimo, super bravo e ha uno stile molto particolare, devo dirvelo, però è sempre capace di farmi ridere tantissimo. Ha questo umorismo molto crudo e molto poco, diciamo, per tutti, che a me piace molto. Quindi, insomma, a maggio è uscito Lifelike, che è la sua nuova serie. J. Kristoff, diciamo che è sempre bravissimo nel prendere elementi magari popolari e buttarli in un bollirone di gore e di situazioni dove ci sarà un sacco di sangue e andrà a finire molto male. È un'unica certezza che hai leggendo questo autore. Allora, diciamo che Lifelike viene raccontato come un retelling di Romeo e Giulietta che incontra Blade Runner. E già qua è... cioè, se foste su Amazon avreste già messo nel carrello e comprato e pagato subito, perché they had me at. Comunque, Lifelike racconta la storia di Eve, che in questo mondo disastrato, post-apocalittico, eccetera, si guadagna da vivere cercando di sistemare i robot. Nella realtà di Eve lei si occupa di metterli a posto dopo che i robot hanno praticamente organizzato una rivolta contro il potere sistema, perché i robot non avevano alcun tipo di diritti ed cercavano di ribellarsi agli umani e sono stati violentemente soppressi. Eve in questo caso lavora in una discarica, cerca pezzi di ricambio, dopo ovviamente ha una storia, poteva non essere così, ha una storia familiare disastrata e insomma... insieme al suo migliore amico, rovistando tra i rottami, scopre Ezekiel, che è un resto di robot ragazzo, e lo aggiusta e inizierà a scoprire invece quella che è la storia del robot, e scoprirà che lui probabilmente nasconde il segreto delle vere ragioni della rivolta dei robot e cose che non sono mai state dette, segreti che in pochi sanno. Insomma, io non vedo l'ora di leggerlo, non so come dire, è veramente, mi sembrano premesse accostate in maniera folle, ma allo stesso tempo geniale, come tutto ciò che fa J. Kristoff in fondo. E sono cose un po' che dici, però sì, non vedo davvero l'ora. Questo io l'ho acquistato praticamente subito, ma stavo rimandando perché chiede un'attenzione, un livello di lettura, come tutta la scrittura di J. Kristoff, abbastanza alta, nel senso che ci vuole un certo tipo di attenzione, perché sennò non si colgono tutte le sfumature, non si coglie la bellezza di quello che è la sua scrittura. E come scrittore, secondo me, non è sicuramente un entry level, e lo trovo sempre tra l'intermedio e l'avanzato. Illumine è forse più facile, perché ci sono anche interventi
di Amy Kaufman, che alleggeriscono un po' lo stile di Christoph e forse sono diverse, non so, è proprio diverso come tipo di scrittura. Nevernight per me è stato molto difficile iniziarlo, poi è diventata una delle mie serie preferite, quindi per Lifelike voglio dedicarmici anima e corpo, insomma, e concentrarmi ben bene, non vedo l'ora, spero di farlo durante le vacanze. E poi arriviamo al penultimo libro che non vedo l'ora di leggere e che mi ispira forse più di ogni cosa. Se mi seguite da un po', sapete che io ho iniziato quest'anno leggendo il libro dell'anno, ok? Perché non c'è altro modo per descrivere Circe di Madeline Miller. Vi lascio magari giù nell'info box il mio wrap-up dove ne parlo. Non sono mai riuscita a registrare una recensione perché per me è troppo difficile parlarne. E mi rendo conto che finisce a lacrime e quindi, insomma... Però, grazie a Circe, io sono venuta a conoscenza di questo romanzo che è stato scritto da Christa Wolfe, che è un'autrice tedesca che innanzitutto sembra davvero molto amabile ai miei gusti, pare che faccia cose che a me possono interessare molto. Il libro di cui vi sto parlando è Cassandra, che mi è stato inviato gentilmente da Edizioni O. Guardate tra l'altro la copertina, io amo molto, insomma mi piace molto in questo minimalismo, così per me è bellissima e splendida. E ci troviamo di fronte alla riscrittura, alla reimmaginazione della storia di Cassandra. Cassandra è nota ovviamente nella storia mitologica come la veggente che per prima raccontò della rovina della sua città e contro la quale tutti remarono e perché nessuno le credeva e che quindi cercavano di evitare questa sua premonizione, possiamo dire. E insomma sono molto curiosa perché davvero questa reimmaginazione dei miti greci mi almeno come la sto vedendo negli ultimi anni, scritta da ovviamente scrittori che lo sanno fare, mi sta affascinando molto perché mi sembra sempre di entrare un po' più in contatto con personaggi che noi abbiamo visto sempre un po' lontani forse, che invece diventano più umani e che iniziamo a conoscere meglio, anche se so che ovviamente è tutta fiction, però insomma secondo me è sempre un'operazione davvero valida e che vale la pena di... Tra l'altro di questo libro ho sentito parlare bene chiunque, quindi insomma secondo me potrebbe essere un valido sostituto emotivo di Circe in questo momento e quindi non vedo davvero l'ora di leggerlo. L'ultimo libro che vi racconto oggi invece è La stella nera di New York, ovvero The Diviners by Libba Bray. Allora, io devo dire, The Diviners è uno di quei titoli che avevo puntato da un bel po', forse qualche anno proprio, ma al quale non mi ero mai avvicinata. Non so bene spiegarvi perché non è una serie molto conosciuta, molto nota, anche se l'autrice è molto conosciuta, è la stessa autrice di A Great and Terrible Beauty, e non vi so spiegare perché non mi sia mai avvicinata a questo titolo, però girovagando da libraccio qua a Bologna ho trovato questo, che è l'edizione italiana, a 4 euro. Potevo lasciarlo lì? No, chiaramente no, anche se non è stato continuato, ma chi se ne frega, insomma non è quello. Vabbè, Fazzi, in caso mi piaccia, segnatelo per favore, che così valutiamo se andare avanti con questa serie. In ogni caso, di cosa parla The Diviners, ovvero La stella nera di New York? Perché è stato tradotto così? Comunque, ci troviamo a New York negli anni 20 e in preda agli sfavillanti party che mettono ovviamente in ridicolo il proibizionismo, arriva Ivy, che viene dall'Ohio e non ha idea di cosa si stia per trovare di fronte, viene ospitata dallo zio che dirige il museo dell'occulto e delle superstizioni, che già è bellissimo come concetto. Io sono molto legata a queste cose un po' witchy da sempre e insomma, vabbè. Già, I'm yours. E viene descritto come un luogo estremamente decadente, chiaramente, ma che ovviamente non può che risultare affascinante e misterioso. Dopodiché iniziano ad avvenire una serie di omicidi che sconvolgeranno ovviamente la vita di Eve che è appena arrivata a New York, perché tutti questi omicidi hanno un unico punto in comune, ovvero uno sfondo esoterico, e chiaramente la polizia di New York si rivolgerà allo zio per delle consulenze. E Ivy scoprirà che tutto ciò che stanno cercando di fare quelli che ammazzano le persone con questi riti hanno un piano ben più grande, che lei dovrà intervenire in qualche modo. Insomma, credo che sia il setting che tutto il tema sia molto originale
Io vi ripeto, sono anche molto fissata e affascinata con l'ambiente esoterico, la magia, ma proprio dal punto di vista quasi più che crederci veramente. Ecco, sono molto più affascinata proprio dal simbolismo di queste cose, dall'iconografia, dalla raffigurazione. È affascinante innanzitutto anche l'ambientazione e il periodo storico. Ci troviamo negli anni 20, che in urban fantasy, perché lo potremmo fare, questo forse ha delle tinte sia di giallo che di urban fantasy, sono davvero molto inusuali e originali. E quindi mi ispira parecchio, non so perché è arrivato ora nella mia vita rispetto a qualche anno fa, quando forse era uscito e se ne parlava di più, però non vedo davvero l'ora. Lo trovo anche abbastanza perfetto per l'estate, perché ha quelle tinte gialle che secondo me quando sei in relax un po' ne hai voglia, no? Non come durante l'anno, almeno io non leggo gialli, non è il mio genere per nulla, però ogni tanto se ci sono degli elementi che richiamano il crime, il giallo, eccetera, eccetera, a me affascinano parecchio e li trovo anche mescolati in maniera molto saggia come premesse della trama, quindi non vedo davvero l'ora di buttarmici. E quindi direi che oggi siamo arrivati alla fine. Questi erano un po' libri che non ho letto, ma che mi ispirano moltissimo. In ogni caso, io spero di avervi un po' incuriosito con questi. Fatemi sapere se qualcosa vi sta ispirando, vorreste leggere, e magari possedete, ma ancora non avete avuto modo di leggere, perché magari motivi X, la vita di solito è quella che rema contro le nostre letture. E vi ricordo come sempre che se volete dare una mano e supportare il mio canale, le premesse sono sempre le solite: iscrivetevi, attivate la campanellina, commentate, insomma, rispondo quasi sempre a tutti, mi fa davvero super piacere. In più, se qualcuno dei titoli che vi ho indicato vi ispira, sotto trovate tutti i link ad Amazon e se utilizzate proprio quei link io ne ricevo una piccola percentuale che mi aiuta a mandare avanti il canale. Insomma, io come sempre spero di avervi tenuto compagnia e che il video vi sia piaciuto. Direi che ci vediamo al prossimo video. Ciao!